Quarto successo per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che al Palasport Extra supera il Brusa Livorno per 70-61, mantenendo così l'imbattibilità in campionato, il primo posto. Non è stata una gara facile perché, come era nelle previsioni della vigilia, Livorno ha giocato con grande determinazione, approcciando la gara in maniera corretta, mettendo in difficoltà l'Amen nelle battute iniziali. Vaccai attacca il canestro non trovando posizione nella difesa Maranto, che solo dopo il primo quarto di gioco si è registrata sugli avversari. L'Amen sfrutta al meglio l'ottimo impatto dei giovani Gilardoni, 8 punti e 2 recuperi, e Sturli, che permettono alla squadra di Delia di agganciare gli ospiti. La gara rimane in equilibrio fino al terzo quarto, quando la stanchezza comincia a sentirsi per Livorno, che subisce 24 punti dall'Amen, guidata dalle doppie di Raul Giommetti, 19 punti e 14 rimbalzi, e Ramirez, 12 punti e 11 rimbalzi. Nell'ultimo quarto Massimo Volpi prova a spingere assieme a Mariani per una rimonta che non arriva. Così la SBA gestisce non senza errori il finale di gara, solo 9 punti realizzati nell'ultimo quarto, e conquista 2 punti grazie al 70-61, che viene salutato dall'applauso del Palasport Extra. Nel prossimo turno servirà una prestazione più determinata e convincente, perché la SBA è attesa dalla trasferta sul campo del Carrara, formazione che ha sbancato Montevarchi 68-55 e che viaggia con il vento in poppa di 3 successi consecutivi. Soddisfazione indubbia, Mauro Castelli, presidente dell'Amen SBA, 4 su 4, un bel poker contro formazioni blasonate. Questa Livorno chiaramente ci ha fatto soffrire i primi due tempi. Diciamo che è in media con gli obiettivi che ci eravamo preposti, anzi forse anche più per ora, però non facciamo l'errore di l'anno scorso, che magari ci sembra tutto facile all'inizio. Ancora dobbiamo incontrare Prato, che è sicuramente la squadra da battere quest'anno, uno squadrone, un po' come l'anno scorso la Labronica. Più altre due squadre ancora abbastanza toste. Già la prossima sarà sicuramente molto difficile da portare a casa. Quello che hai detto te lo condivido, in più aggiungerei il fatto che questa sera ancora una volta abbiamo fatto messo in vetrina dei ragazzi del settore giovanile, che hanno veramente fatto molto bene. Questa è una cosa che a noi fa molto piacere.